Allora, per quanto riguarda la prima parte, quindi l'evoluzione di Internet, vorrei evitare di dire delle ovvietà, magari vado un pochino più rapidamente in queste cose, è sotto gli occhi di tutti che si tratta di processi molto, molto veloci, come diceva giustamente il professor Arriva, questo ci fa anche fare la riflessione che se sono processi veloci, sono anche processi sui quali è possibile intervenire, è possibile vedere anche variazioni significative in tempi non biblici, non geologici. Quindi vedremo che ci sono alcune situazioni che riguardano l'Italia che oggi magari possono, poi sono ovviamente riportate a fine, diciamo, 2013, però non ci devono scoraggiare, perché le azioni che possono essere messe in campo sono tante, sono importanti e alcune sono già in atto. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla evoluzione di Internet, noi abbiamo isolato alcuni indicatori, alcuni quali sono legati appunto ad aspetti infrastrutturali, sono quelli che abbiamo provato a richiamare in questa slide: la velocità di trasmissione, sia delle reti fisse che quelle mobili, il numero di utenti connessi, il numero di dispositivi connessi. Qui c'è una interessante situazione da fare: il volume di traffico sia nelle reti fisse che in quelle mobili. La prima riflessione, quando parlo di numeri di dispositivi connessi, mi proviene da uno studio che ho visto qualche giorno fa, un rapporto dell'istituto che si chiama ICOM, per quanto riguarda uno degli oggetti più diffusi nelle nostre case, il televisore. Il televisore, tutti quanti voi sapete che oggi è anche un oggetto che ci consente di entrare in Internet, quindi entrare nella rete attraverso il televisore. È impietosa la statistica che ci spiega quanti dei nostri televisori di oggi sono praticamente tutti quanti in grado di accedere a Internet, quanti pochi sono effettivamente connessi a Internet. Quindi c'è spesso un problema non solamente di disponibilità dei dispositivi, ma anche di atteggiamento dell'utente, del cittadino, del consumatore, delle sue varie profili, di poi sfruttare effettivamente quello che la tecnologia può offrire. È un esempio molto chiaro, siccome mi ha sempre interessato, sempre nel campo della televisione, una riflessione che veniva fatta qualche anno fa, quando c'è stata una lotta all'Arma Bianca tra i vari podcast nazionali, locali, per la posizione sul telecomando. Molti di voi ricorderanno che è diventata una questione di Stato: se la televisione e molti utenti locali la consideravano una sorta di avviamento, quindi un valore del proprio marchio, fatto riuscire a entrare nei primi 9 numeri, perché si dimostra che l'utente, lo spettatore televisivo fa addirittura fatica a premere il tasto del canale che richiede due successività, quindi mettere il 23 è molto più difficile che mettere il canale 8. Quindi se c'è chi si preoccupa addirittura della complessità legata allo strumento facile come quello del telecomando, tanto da dare un'importanza e un valore economico reale al fatto che tu sei il numero 9 o il numero 10, possiamo fare una riflessione su quanto possa essere più articolato e complesso questo mondo di Internet al quale ci andiamo ad avvicinare e che dobbiamo trattare sempre con il dovuto rispetto.
l'ultimo indicatore volume di traffico, sempre nelle fisiche di quelle mobili, e una cosa interessante che si diceva recentemente che sottolineo soprattutto gli operatori mobili, è che quando lo stesso utente, la stessa SIM passa da un terminale con certe capacità, un terminale con capacità superiori, il suo volume di traffico cresce notevolmente in maniera impetuosa. Quindi un'altra riflessione da mettere nel nostro carriere è quella che quando l'utente ha la possibilità di accedere a velocità maggiori, anche il volume di traffico che sviluppa diventa in maniera spontanea, quasi naturale, diventa più vantaggio. E ovviamente questa riflessione, se viene supportata da quella che è questa, spero di non annoiare con questa, cioè, però forse a me, solamente dare l'idea che le tecnologie che si susseguono negli anni, in realtà con GSM, con MTS, ad esempio, con ISDN, essere che sono state negli anni sigle molto familiari anche per il cittadino, alla fine poste su un grafico che mette le velocità in relazione agli anni, ci fa capire come c'è questo andamento inesorabile di crescita, che per quello che si diceva prima porta anche a fare riflessione che i volumi di traffico sono legati senz'altro a quello che viene offerto. Quindi è vero, quando noi parliamo di infrastrutturazione, noi ci piangiamo spesso addosso, non senza motivo, perché sono scelte sbagliate del passato, degli anni 80, 90, riportiamo tra le cause della scarsa penetrazione di internet anche l'assenza della TV via cavo, cosa che viene detto, però effettivamente non è campata in aria queste cose, perché quando le infrastrutture sono lì, quando le tecnologie sono lì, poi l'utilizzo e i volumi di traffico sono conseguentemente più alti. Quindi non è una classica situazione del povero della gallina, un modo di dire, un artificio retorico. Effettivamente c'è un legame forte tra offerta di banda larga e ultralarga e domanda di banda larga e ultralarga. È vero quello che dicono gli operatori, è vero che non si possono fare investimenti dopo anticipati nel tempo, ma è anche vero che se non si fanno investimenti è difficile che poi si possa in qualche modo, in maniera convinta, cambiare i comportamenti degli utenti. Quindi l'invito a leggere questo piano strategico di messo a posto, appunto, certamente la palazzo dice che secondo me coniuga in maniera completa questi aspetti. Un altro aspetto, la seconda, è quello dell'evoluzione di internet che segue il classe, che è la seconda di classe, quella per la diffusione delle tecnologie legate. Siamo in situazioni che spiegano bene che si comportano. Cerco di accelerare per non togliere tempo a chi mi seguirà. Si diceva che il numero di dispositivi connessi aumenta incredibilmente. Qui faccio una piccola riflessione che per i meno addetti al lavoro è invece sarebbe molto interessante. Quello che stavo dicendo un attimo fa sul legame tra domanda e offerta è vero, è verissimo assolutamente, però c'è un elemento che i ricercatori e i tecnologi già sanno che interverrà e che sarà il terzo incomodo nella riflessione che stiamo facendo, che la banda larga tra un po' non dipenderà solamente dai comportamenti culturali del cittadino, ma dipenderà anche dai comportamenti non culturali, ma dai comportamenti tra virgolette delle macchine, perché è sempre più diffusa ed è nei fatti l'attenzione al cosiddetto machine to machine oppure all'internet delle cose, sono tutte cose che sembrano lontane quando uno le racconta le prime volte, però poi arrivano anche in tempi molto più rapidi, come si diceva prima. Quindi
al comportamento dell'utente, quindi al digital divide culturale che potrebbe esserci in Italia, potrebbe esserci una risposta che arriva in parallelo anche dal fatto che dispositivi verranno inevitabilmente nelle nostre case, nelle nostre auto, nelle reti energetiche, dappertutto, nelle sette smart city, però parliamo di cose che nei fatti già ci sono, ecco, quindi richiamerei sul fatto che non sto parlando di scenari del 2030, ma sto parlando di scenari che già prima del 2020 diventeranno molto consistenti. Quindi in questo ragionamento che stiamo facendo, comportamento dell'utente, pandalare, domanda, offerta, ci sarà un terzo elemento, non secondario, che sarà la domanda esercitata dai dispositivi connessi. Anche se non, adesso non voglio entrare, ma anche se uno pensa al cloud, che è una cosa che sta entrando nel nostro modo di gestire le reti di trasporto, capisce che l'importanza di avere una banda larga, cioè di avere una connessione, un'attività elevata, è fondamentale per avere le reti cloud. Quindi, al di là di come sono i comportamenti, poi anche gli oggetti, i computer, i dispositivi, spingono pesantemente queste persone. Questi andamenti, quindi, non fanno altro che ricordare questi aspetti. L'aumento del traffico, come si diceva prima, conseguenza di questo, quindi, in effetti, questi andamenti sono tutti quanti abbastanza cari. Questa è una figura che in maniera più suggestiva dà l'idea di quello che stiamo dicendo prima. Sono cose che un po' alla volta diventano sempre più pervasive. Molte di queste sono già molto più presenti di quanto si possa pensare, per cui è un elemento quello della evoluzione dei dispositivi che non può essere sottaciuto nel fare strategie, politiche, regolazione, eccetera. Quindi quello che andiamo a valutare, bisogna tenere presente questa cosa. In Italia italiano, sicuramente il nostro ritardo, come ha anticipato il professor Leva, è collegabile a molti aspetti, e che i primi segnali che abbiamo provato a cogliere negli anni scorsi però non sono molto incoraggianti, perché il divario che esisteva tra l'Italia e gli altri paesi negli anni precedenti, se quindi al di là della valutazione assoluta che abbiamo visto, se facciamo una valutazione relativa della dinamica temporale di queste cose, vediamo che purtroppo a questa posizione dell'Italia sempre in basso nella classifica, questa è riferita alle persone che fra i 16 e i 74 anni usano regolarmente internet, a queste posizioni basse corrispondono purtroppo anche degli andamenti temporali che non sono sempre incoraggianti, nel senso che vediamo che i gap in qualche modo si inducono con gli anni. Adesso per spiegare questa zona di destra, a vedere chiaramente, la parte azzurra mostra il gap fra l'Italia e il paese che è in ascesa nel 2006, e la colonnina più scura, che è viola, sì, e quella del 2013. Non c'è stato un grossissimo recupero da parte del paese, quindi se dovessimo giudicare sulla base del passato, non è che dovremmo dormire solo qui. Un pochino meglio se ci riferiamo invece all'internet skill. Se vediamo la valutazione assoluta, con l'Italia sempre in fondo della classifica, se guardiamo quella relativa, diciamo che forse le cose vanno un pochino meglio. Molti dei gap si sono, rispetto a molti paesi, si sono ridotti.
Quindi, quando dicevo prima che è una relazione che richiede un'analisi approfondita, perché proprio questo non è, non immaginiamo di poter risolvere in questa presentazione dare tutti spunti, per cui invitarvi a leggere il rapporto e ovviamente necessario per invitarvi a svolgere un approfondimento su questo. Quando si parlava, bisognava parlare appunto di uso raffinato, uso sofisticato della rete, sia per esempio a esercizi come l'acquisto di ordini per il servizio online, quindi all'e-commerce, e in queste cose purtroppo in questi aspetti vediamo che il gap dell'Italia rispetto a molti altri paesi si è andato ampliato piuttosto per il decennio. Si tratta quindi di situazioni che devono porre delle pressioni sul decisore politico e anche su tutti noi che in qualche modo facciamo parte di questo ecosistema, ma sul decisore politico sicuramente la maggiore pressione viene da quest'altra slide che è relativa alla situazione della pubblica amministrazione, viene da moltissimi indicata come uno dei principali motori, dei principali driver di quello che può essere questo cambiamento culturale del paese, e questa è una mia personale considerazione. Direi che però le cose più interessanti, ci sono alcuni elementi molto interessanti che stanno avvenendo proprio in questi mesi, mi riferisco alla fatturazione elettronica, all'identità personale, alcuni aspetti sui quali sembra che ci sia stata un'accelerata recentemente, e effettivamente su questi aspetti io credo e spero che ci possa essere qualche variazione significativa anche a brevissimo. Quando dicevo prima che alcuni abbiamo la sensazione che alcuni di questi aspetti possano anche essere modificati rapidamente, mi riferisco proprio a queste considerazioni. Allora, comunque, quali sono le cause di questo ritardo? È possibile individuare misure in grado di invertire queste tendenze? Ovviamente l'approfondimento di questi temi è dedicato proprio il rapporto di circa tra un appunto e con l'Istat, e di cui sono importanti quindi gli obiettivi principali: descrivere la popolazione italiana in base all'uso e al non uso di internet, analizzare le cause differenti da utilizzare la rete da parte degli utilizzatori, individuare i principali fattori che potrebbero sostenere una maggiore diffusione di internet. E quindi ovviamente le fonti sono quelle già citate dal professor Arrera, anche l'indagine del Multiscopo e il database di Eurostat. Abbiamo provato a definire, adesso rapidamente verso la conclusione, abbiamo provato a definire delle classi di utenti, e gli utenti li trovate qui, 5 classi di utenti: utenti forti, utenti deboli, utenti che usano internet almeno una volta alla settimana, utenti sporadici che usano internet almeno una volta alla settimana, ex utenti, cioè che hanno usato internet più di 2 mesi fa, e non utenti, soggetti che non hanno mai utilizzato internet. Questo tipo di classificazione è veramente frutto di riflessioni fatte da questo gruppo di lavoro congiunto, e io credo che è abbastanza utile e determinata per dare delle impedimenti che sono possibili anche, però credo che sia abbastanza centrale. L'Italia, ad aprile 2013, la distribuzione della popolazione con più di 6 anni generava 3 gruppi principali, quindi gli utenti forti, circa 19 milioni di utenti, un terzo del totale, i non utenti, purtroppo di più, circa 23 milioni, 40% del totale,
e persone che si rapportano internamente in un modo poco intenso nel complesso centro-vento maggiore del capitale, composto principalmente da utenti liquidi di 5-10 milioni. E quindi vedete qui questa torta che descrive questa cosa. Allora, andando un pochino, provando a vedere che tipo di analisi possono fare, qua vengono parlati alcuni introduttori, avendo definito questa observation di ciascuna categoria, qua vedete le categorie di età, tipo di studio, condizione professionale, eccetera, eccetera, sesso, condizione territoriale, e il rapporto tra P e 1 meno P, quindi la definizione classica di observation, e dice quindi qual è il rapporto tra questi oggetti e gli altri, per vedere quanto la categoria sotto esame effettivamente può essere adoperata come elemento di distinzione e quindi come predittore del comportamento. E vediamo che i predittori più significativi, come è stato già anticipato la professora Ivana, più significativo sono le classi di età, le abbastanza naturali, gli altri sono il titolo di studio, la posizione professionale, la posizione professionale, eccetera. Quindi ci sono molte valutazioni che possono essere fatte. Andando un po' ancora nel dettaglio, l'altra segmentazione possibile, appunto rispetto alle classi di età, ci consente di vedere come, pur essendo vero che i giovani sono largamente nella situazione di essere utenti forti, probabilmente c'è ancora molto da fare, qui si riprende il discorso fatto nella scuola, per cercare di erodere un po' di più queste fasce di non utenti. E quindi gli utenti di libri. Questa è una dimostrazione del ruolo che poi, diciamo, in vita non c'è quello che questo ruolo anche della scuola in questo momento. E comunque quello che è anche interessante, quello che credo che possa essere interessante considerare, è che una volta che uno mette appunto degli elementi, degli indicatori di andamento generale, sarà possibile negli anni futuri incontrarsi e vedere come questi indicatori, che secondo me sono molto significativi, come effettivamente possono essere modificati nei nostri comportamenti. E quindi magari potremmo provare a vedere come alcuni di questi segmenti che oggi ci fanno un po' preoccupare possono essere stati combattuti magari con l'introduzione del wifi nelle scuole o con altri e anche altri interventi anche più legati all'infrastruttura, quindi sia gli interventi legati agli aspetti culturali che aspetti interventi legati agli aspetti infrastrutturali. Un po' più di ottimismo, qui vediamo che nel tempo l'uso di internet, gli utenti forti stanno praticamente scalzando i non utenti, cioè l'inversione nel corso degli anni, quindi l'indicazione non ci deve far essere proprio sereni, però, perché abbiamo visto, c'è questa indicazione, questa tendenza dell'Italia a utilizzare internet con modalità che non sono molto sofisticate, più utilizzo per informazione, comunicazione, eccetera. Un modesto boost all'economia nel modo di utilizzare internet da parte di Italia. Però io sono sempre dell'idea che occorre leggere le cose con un atteggiamento positivo all'utilizzo. E effettivamente qui degli elementi per poter essere ottimisti ci sono.